Ciao, eccoci come sempre nel dopo post di quello che abbiamo raccontato questa mattina. Un'altra giornata dedicata alla musica rock. E naturalmente abbiamo preso in considerazione il 1970. Beh, devo dire che anche oggi eravate veramente tantissimi. Siamo stati insieme, abbiamo raccontato tante cose. 1970 è l'anno in cui i Beatles si sciolgono, quindi Fab Four ognuno per sé, realizzano degli album, insomma, da soli. Singoli, l'anno in cui Let It Be viene praticamente data via per poco e in realtà ottiene un grandissimo successo. Ci siamo ascoltati anche quello che è stato poi il brano di George Harrison e la cover, tra l'altro anche famosa, realizzata da un altro gruppo di ragazze degli anni 60, dove si dice che il riff di questo brano fosse stato ripreso proprio da George Harrison. Abbiamo parlato anche di delle morti particolari, ovvero le morti degli anni 70, quelle come di Jimi Hendrix, ma anche Janis Joplin. E di Janis Joplin abbiamo ascoltato proprio un brano che lei in qualche modo rese famoso post mortem, però, quindi del 1971, ma il brano fu scritto nel 1970, in cui lei cambiò anche un po', diciamo così, il personaggio, perché da femminile che era quando è stato scritto, lei lo rese maschile. Quindi anche un po' questo suo modo di vedere le cose, Janis Joplin, che io adoro tantissimo e che tra l'altro, come ci raccontava Eugenio, insomma, è stata una grande artista. Ma tra l'altro Eugenio ci ha anche raccontato, visto che abbiamo parlato di Carole King, che nell'anno 1970 realizza il suo primo album da solista, ma in realtà se per la critica è comunque un brano che, insomma, acquistò 4 stelle, in realtà per, diciamo così, il pubblico, ecco, non ebbe tutto questo successo. Comunque sia, Carole King, tra l'altro, amica di John Taylor, e insieme hanno realizzato anche un ultimo album. Questo sempre da quello che ci racconta Eugenio. Ma noi poi abbiamo ascoltato anche Laila di Eric Clapton, perché nel 1970 è vero, si parla di Beatles, ma si parla anche di coloro che hanno realizzato dei grandi successi, così come Eric Clapton con la sua Laila. Anche qui, insomma, una storia d'amore particolare, in cui lui si innamora della moglie del suo amico George Harrison, ma boh, non si sa se viene ricambiato oppure no. E poi abbiamo parlato di Santana, di Carlos Santana, ma abbiamo parlato anche di loro. Aspettate che mi sposto e la abbiamo parlato anche di loro, ovvero dei Jethro Tull e la loro Aqualung, questo album spettacolare, 1971, però nel 70 viene realizzato un album particolare, dicevamo, anche per la copertina, e naturalmente, insomma, viene anche un po', diciamo così, segnato anche da quello che è un po' il tipo di lavoro, un acquerello. Si dice che questo mendicante, questo barbone, sia Ian Anderson, ed è una storia che ha colpito per il fatto che viene raccontata la storia di questo barbone omosessuale, quindi un tema anche molto importante, quello trattato dai Jethro Tull. Quindi ci siamo ascoltati anche questo vinile. Che dire, abbiamo poi salutato il nostro amico Alberto, che abita vicino a Venezia, che ci aveva richiesto una canzone. E la canzone che ci ha richiesto era una dei Cream, White Room, anche se era del 1968, quindi lo dobbiamo bacchettare un po'. E poi abbiamo salutato Marcello che a casa, colpito dal Covid, insomma, sta abbastanza bene, ma noi abbiamo voluto sostenerlo anche con la musica, e lui ci ha richiesto un brano dei Rolling Stones e io ho scelto Sympathy for the Devil, anche se questo non era del 1970. Insomma, questo è un po' quello che ci siamo raccontati oggi. Come sempre, io vi do appuntamento martedì prossimo. Che dire, 9:30 parleremo di un altro anno legato alla storia del rock, e sarà il 1971. Come sempre, se avete delle cose da così lasciare come commenti, da cercare per il 1971, o qualche curiosità, scrivetemelo, che così insieme martedì li commenteremo. Ciao, un bacio, un abbraccio, e sempre viva la musica, in questo caso rock. Ciao.